Un relitto romano del II secolo a.C. è stato scoperto a 92 metri di profondità nelle acque antistanti all'isola delle Femmine in provincia di Palermo. A individuarlo il personale della Sovrintendenza del Mare della Regione Siciliana a bordo della nave oceanografica Calypso South dell'ARPA Sicilia, rinvenute diverse anfore in cui probabilmente veniva trasportato il vino. La nave era impegnata in una ricognizione del fondale attraverso la strumentazione di bordo per verificare la presenza di eventuali reperti archeologici. Ma noi abbiamo trovato un numero veramente notevole di anfore, anche di diverse dimensioni e diverse forme. E queste sono state, a prima vista, classificate in un periodo di circa 200 anni prima di Cristo. Grazie alla strumentazione ad alta precisione, il robot guidato da remoto è sceso in profondità per scandagliare il fondale, confermando il ritrovamento che l'assessore siciliano ai beni culturali Samonà ha definito uno dei più importanti degli ultimi mesi.